Aspetta, ti muoio. Questo lo puoi tagliare, Marco. Ciao a tutti i 6%isti. Oggi vi parliamo di KTM 790 Adventure e Adventure R. Perché vi parliamo? Perché io oggi sto provando la Adventure normale, la sto provando in una condizione cittadina con tanto di borse, mentre Marco poi dopo ci presenterà l'Adventure R. Sostanzialmente la stessa moto, differiscono proprio per le sospensioni. Vediamo come. Le sospensioni dell'Adventure normale, quindi della base, hanno un'escursione di 200 mm sia all'anteriore che al posteriore, mentre la versione più cattiva R a 240. La sella è posizionata a 85 cm, anche 82 con una regolazione, e quindi si può abbassare e portarla a 82. Pesano entrambe circa 190 kg ed hanno il cerchio anteriore da 21 pollici e posteriore da 18. Adventure è prodotta nel 2019 e nel 2020 e costava circa 13.000 euro senza accessori. Questa moto è equipaggiata con le borse laterali della Givi, con il telaietto, è molto comodo e pratico, si la allargano parecchio, ma sostanzialmente in città è una moto che si sfrutta piuttosto bene. Prima cosa perché bassa da terra, poi ha una buona impugnatura, è abbastanza leggero, il peso è posizionato molto in basso grazie appunto anche al serbatoio basso. La mia Adventure si usa benissimo anche in città, l'ho usata tutta la mattina per varie commissioni con le borse, molto utilizzabile, facile, docile, pacata se non si esagera con il gas. Difatti io la consiglierei anche a chi magari non ha tantissima esperienza, non proprio come prima moto, ma insomma diciamo che la consiglierei a chi vuole cominciare ad affrontare dell'off-road semplice, ok? Però fate attenzione perché i 95 cavalli, se aprite il gas, si fanno sentire parecchio. Però devo dire che usata con cautela in città è una moto veramente sfruttabile per un utilizzo anche direi quotidiano. Ha il kit della R, parafango della R, quindi parafango alto. In realtà lei esce con il parafanghino più basso, usabile tranquillamente per chi non esagera in fuoristrada. Ma quali possono essere i difetti della KTM 790 in versione Adventure o Adventure R? Non moltissimi, ma qualcosa ho letto in giro sul web e qualcosa mi sono informato da chi comunque le ha e le tratta. Allora, ci possono essere alcuni problemi con la tenuta della pompa freno anteriore, infatti come vedete questa geme un po'. Qualcuno ha lamentato problemi con il TFT, problemi di condensa con il TFT, che comunque so che viene cambiato in garanzia. Stessa cosa per il faro anteriore, quindi fate un po' di attenzione. Per un uso piuttosto gravoso o comunque un errore da parte del gommaio, perché i cerchi KTM hanno una specie di guaina interna sui nipples per garantirne la tenuta, e quando il gommaio le cambia, se non lo sa, rischia di andare a toccarle e quindi si perde un po' di pressione. Uno di mia conoscenza, che ne fa un uso solo molto gravoso, ha bruciato la frizione. Fermi tutti. Allora, parliamo un attimino della frizione del 790. La cosa importante che dovete sempre verificare è il gioco libero della frizione, ovvero questo gioco qui, vedete? Io tiro, ma qua non prende, è vuota. Questo ci deve essere sempre, adesso è già fin troppo tirata, lasciatelo un po' anche di più, finché non sentite che tira. Questo gioco qua ci deve essere sempre, perché quando scalda, e non necessariamente soltanto in fuoristrada, in condizioni un po' difficili, ma anche in su asfalto, se date una bella tirata di gas, la frizione si scalda, i dischi si ingrandiscono e quindi questa perde il gioco. Se perde il gioco, la frizione rimane in tiro e la bruciate. Su consiglio di Chris Birch ho messo il One Finger Clutch, che è questo oggetto qua. Vedete? È un braccettino, questo qui, un pochino più lungo, che permette di diciamo rendere più morbida la frizione. Infatti vedete che con un dito io riesco a tirarla. Credo che altri problemi derivino dal fatto che questa moto, quando viene assemblata, viene un po' fatta dei lavori alla Caticane, se si può dire, nel senso che viene messo troppo frenafiletti o troppo poco. Infatti alcuni hanno avuto il problema di perdere questa barra qui del cambio, perché non era stato messo il frenafiletti qua, quindi vi consiglio di controllarle queste cose. Secondo me nell'ugello dell'iniettore dell'olio del disco dei dischi della frizione, a volte viene messo anche lì del frenafiletti, che col calore si infila nel buco, che comunque è sottodimensionato rispetto a quello che vorrebbe la moto, e quindi crea anche questo problema di frizione. Però non è che tutte le KTM 790 bruciano la frizione, è una consecuzione di cose, ma se voi state attenti a questo gioco libero,
non avrete mai problemi. Ma quello, insomma, stiamo parlando di casi veramente molto limite. Sostanzialmente la 790 è un'ottima moto. Bene Marco, ma adesso presentaci un po' la Adventure R, la versione davvero cattiva, la sorella cattiva della KTM. Quindi Alessandro, mi hai passato la palla, io vi devo parlare della 790 Adventure R, che ve ne abbiamo già parlato nel video comparativa con la T7 qualche anno fa, però è un po' sporca, però meglio andarla a lavare, ok? E ecco qui, moto pulita, più o meno, non sono un gran pulitore di moto. Comunque, cosa cambia nella versione S? La versione R ha la sella, un pezzo unico, stile moto d'enduro. Vabbè, questa è la mia grafica super pazzesca che mi ha copiato il Marretta, tra l'altro. Poi cosa abbiamo? Abbiamo le forcelle ammortizzatori da 240 mm, quindi è molto più alta e la scritta VP è molto più evidente, quindi andrete decisamente più veloci in fuoristrada. La luce a terra è decisamente più alta. Allora, questa moto ovviamente è una moto dedicata a chi vuole usarla principalmente in fuoristrada, perché non è comodissima da guidare tutti i giorni, è molto alta appunto e non si presta quindi a persone di una certa statura bassa. Cosa cambia dal modello 890? Praticamente poco, poco per voi che la usate, non per i dati tecnici. Il modello 890 è un Euro 5, quindi di conseguenza per seguire le regole di antinquinamento il catalizzatore è molto più imponente e quindi la moto è molto più calda. Stessa cosa l'abbiamo sentita sulla 901 Husqvarna. Secondo me, ora come ora, questa moto qua, per chi vuole fare dual adventuring in maniera un pochettino più, in maniera un po' più meglio, si può dire un po' più meglio, in maniera migliore, questa qui è una moto perfetta, che già di serie esce con degli ammortizzatori perfetti, ottimali, leggermente duri, ma vi consiglio magari di farli regolare da qualche sospensionista. Altre informazioni, andate a vedere la comparativa che abbiamo fatto del 790 e del T7 qualche anno fa e gli altri video che vi metto qui in descrizione, dove vi parlo di qualche upgrade che ho fatto su 790 che comunque sono uguali a quelli che potete fare su una 890. Ciao!